Favola di cristallo di Michela. Il tuo lavoro non è scrivere storie. Scendi dal piedistallo. Sai quante vorrebbero essere al tuo posto? Tra cene, eventi, abiti e gioielli. Sei una femmina. Devi stare accanto a tuo marito, senza spiegamenti di ali. Quando Andrea ribadiva quelli che secondo lui erano i miei limiti, sbraitava come un animale allo stato brado, un drago che sputava veleni. Fino a qualche secondo prima passeggiava indisturbato, silente e occultato nella mia mente, come un principe azzurro. Alla fine, però, aggiungeva ti amo e, nel togliermi il respiro con un bacio, mi avvolgeva in una spirale di attenzioni. Ma io desideravo diventare una scrittrice, raccontare storie di donne che nella vita ce l'hanno fatta, ma anche di quelle che non ce l'hanno fatta. Mi sentivo inscatolata in un'esistenza senza serratura, come se fossi una boomer, mentre invece ero una millennial. Il matrimonio non è questo. Un drone avrebbe notato una simmetria tra me e lui. Andavamo nella stessa direzione, ma la forza che mi muoveva e la debolezza che mi pietrificava creavano incognite, invisibili e dolorose. Bramavo comprensione. Una laurea nel cassetto, tanto studio, corsi di scrittura creativa, podcast e sogni svaniti. Mi portava in giro come una bambolina da mostrare, la copertina di un giornale glamour alla moda. E nessuno notò mai, in quel castello di cristallo delle finte meraviglie, i miei occhi spenti. Ero un marito padrone, ma non era colpa sua.